Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di Wolfenstein The New Order. Allora, come vedete sono in mezzo al casino, eravamo sulla base lunare, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo rubato un trasporto per scappare dopo aver scatenato il putiferio e adesso siamo nei disastri più assoluti perché, dannazione, ci stanno attaccando. Ci siamo schiantati con questo trasporto e più di questo non abbiamo potuto fare. Correre, 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 via. Oh, ok. La domanda è... Ma come ci sono finito qua? D'accordo. Beh, tutto molto bene. Ritorno al mio adorato fucile d'assalto. Vieni qua. Wow. Via. Ce n'è un altro lassù. Purtroppo è stato attivato l'allarme e c'è un ufficiale da qualche parte che va disintegrato. Però ci sono tanti soldati. Io dovrei un sacco di... Oh no! Dannazione. Ok, qua ci vuole... Cavolo. Questo è male. Cacchio! Via! Ma che cosa? Via, salta! Via! E dai, ma perché? Da cosa era bloccato? Mi sa che mi sono compenetrato con qualcosa, dannazione. Vabbè. Purtroppo a volte succede. L'ultima puntata è andata piuttosto bene, ma quelle precedenti è successo molto più spesso. Purtroppo. Adesso immagino che mi farà recuperare da qui. Esatto. No, dammi la pistola. Allora, scusate, ma io non avevo un sacco di armi qua a disposizione. No? Ma quello si è buttato da lì sotto. Guarda, io come ne esco da qua? Non ho più neanche il fucile di precisione che avevo prima. E il... Ah vabbè, senti, fammi un po' scappare per piacere. Che qua... no, decisamente no. Qualcuno mi spiega come cavolo faccio a uscire da questa situazione se poi non ho più armi? Che quando sono arrivato... Cos'è, un bug? Che quando sono arrivato avevo lì per terra il fucile d'assalto con un sacco di munizioni. L'ho preso e adesso non ce l'ho più. Non so perché. Devo fare questo. Non c'ho più niente. Ma chissà perché mi è sparito il fucile d'assalto. Guarda che nervi. Dannazione, dov'è? Quell'altro che è cascato. Non c'ho manco... Ok. Buongiorno. No, non ho munizioni. Adesso fra un po' compare pure il bestione bastardo. Non mi dire che l'ho ucciso, il bestione bastardo. Avvicinamento al parcheggio del Nautica. Ricevuto. Fantastico. Adesso fammi fare incetta di qualunque cosa trovo. Non ho niente di un cavolo di niente, nulla proprio. D'accordo. Sto tornando a casa. Che
fammi prendere davvero tutto. Scusate se perdo qualche istante a esplorare, ma davvero mi serve tutto. C'è un fucile a pompa, ok, può tornare utile in certi momenti, perlomeno ce l'ho, insomma. E non c'è niente di nascosto, di... No, eh. Va bene, allora, immagino che tutte queste porte siano chiuse. Sì, sì, immagino bene. Mi sa tanto che devo andare qui sotto. Eh sì. Ok, lì vedo l'elicottero. E come la mettiamo se per caso... Oh, no, ok. Cosa fa? Si ricarica col tempo questo qui? Un pochino? Ok. Forse devo andare qui. Ok, d'accordo. Guardiamoci sempre bene intorno perché ogni cosa che trovo è la benvenuta in questo momento. Wow. D'accordo, dammi questo. Voi. Aiuto. Ehi. Ma dove diavolo sono atterrato? No, non me lo dire. No, non mi dire questo. Mi si è buggato. Oh no, ok. Oh, grazie a Dio. C'è un punto di ricarica per caso? Vabbè, intanto rimetto il fucile d'assalto, ma... Non ho neanche tutte queste... munizioni. Ok. Mi servono munizioni. Oh, bastardo. Ah, oh, cavolo, questo è... Questo è il bestione malefico. Chi è che mi ha... mi ha bullizzato. Mi è arrivato un qualcosa di pesante proprio. Non ho armi pesanti, quel bestione là, per abbatterlo sarà un disastro. Non è possibile compiere le uccisioni istantanee su soldati corazzati, in quanto protetti da spesse corazze metalliche. Grazie. No, non mi era chiaro, fino adesso. Grazie. Oh. No. No. Che diavolo. Che odio quando è così, i momenti che non riesco a trovare la quadra. Va bene, allora, concentrazione, cerchiamo di capire. Il bestione, io sono sempre con la mente al bestione, che per abbatterlo gli devo svuotare addosso non si sa quanta roba. Che ed è un problema, ed è un dannato problema, sì. Ehi! Che cavolo! Aspetta un attimo! Ma io ho i razzi! Perché ho i razzi? E muori! Oh! Che bello! Che bella notizia! Dannazione! E allora sti cavoli, apposta, è fatta, dai, devo solo stare un po' attento. Piano. Oh. Qua è pieno di cose. Cioè, pieno. No, in realtà ce n'è una sola. Sono anche dei coltelli. Sì, in questo momento però mi servono munizioni per il fucile d'assalto. E queste... Mi sa... No, fucile a pompa. Cartuccio e fucile a pompa. Ecco, però queste sono munizioni pesanti. Non sono tante però. Grazie, grazie. Grazie. Allora, questo può essere utile. Anche questo può essere molto utile. Munizioni del fucile d'assalto, poche. Allora, aspetta un attimo. Quella porta è chiusa. Quest'altra porta è chiusa. Oh, cosa ho visto? Cos'era? Ah, ok. Granata Tesla. Può essere sicuramente utile. Ah, ecco cosa. D'accordo.
Dai. Ok, perfetto. Ecco qua la risposta. E immagino adesso di doverla attivare. Ah no. Seguo questo percorso. Era troppo facile andare su con quella cosa meccanica. Insomma, e stiamo scherzando. No, molto meglio una asse di legno sospesa nel vuoto. Scommetto che ci saranno nemici anche qua. Oh, in compenso c'è una zona di ricarica. Può tornare molto utile. Mai quanto i razzi del fucile d'assalto. Li adoro, sono estremamente efficaci contro i bestioni. Ma guarda che odio. Mica è andato giù quello. Seccato. Ah, eccolo qui. Stavamo giusto parlando di te, bastardo maledetto. Perfetto. Mi sa che i razzi hanno fatto il loro dovere anche con gli altri. Grazie. Grazie soprattutto per il medikit. Anche se mi va un po' in sovraccarico, quasi meglio. No, ma tu eri vivo ancora, maledetto. La mia preoccupazione sono sempre le munizioni per il fucile d'assalto, che sono ancora poche. Però vabbè, dai, sono quelle che si trovano più spesso su per giù. D'accordo, allora, siamo qui. Non è che siamo andati avanti poi così tanto, quindi dobbiamo darci una mossa, dai. Non è così difficile, su. Perfetto. Zona molto più aperta. Che cosa è capitato? Che cosa vuol dire elimina l'elicottero? Stai scherzando, spero. Ho letto bene? Elimina l'elicottero? Grazie. Sarà una passeggiata. Wow. Ok, mappa uscite nautica. Oh, qui ci sono delle altre cose. Molto bene. Come lo elimino l'elicottero? Va a carico. Potrei provare con i razzi, ma... Chi è? Cos'è? Ah, ok, aspetta. Ovviamente per rendere le cose più semplici qua c'è un rompiballe. Ok, meglio. Ah, l'elicottero si muove. Forse posso calcolare un po' come... Dannazione. Ha evitato tutti e due i razzi. E adesso? Che faccio? Oddio, ma quelle sono munizioni pesanti, bellissime. Sono pure tante. Sono tantissime, quindi ho fatto bene a prenderle. Ma senti un po', ma se mi buttassi lì sotto e... Anzi, mi sa che è proprio quello che devo fare. Perché l'elicottero non posso fargli niente adesso. Via! Wow! No. Mi sa che no. Non è proprio la cosa migliore da fare. O meglio, non so se sono stato scemo io a mettermi proprio là, oppure non era proprio la cosa da fare. Io due razzi gliel'ho tirati e l'ho mancato. Ok, mi fa rifare quella parte, quindi vuol dire che ho ancora i due razzi. Aspetta, no, ma io devo scendere. Mi fa rifare questa parte e quindi ho ancora i due razzi. Il che è bene. Uè, grazie. Ehi. Ehi, bastardo. Vieni qua. Esatto. D'accordo. Oh, e tu? Ecco che arriva.
quello che arriva. Adesso dovrebbero arrivare altri due soldati. Su per giù. No? Grazie, questo sempre fa sempre piacere. Molto bene, molto bene. Vai. Il gioco elimina l'elicottero è sempre un sacco piacevole. Facile soprattutto, direi che... che ci vuole. Via, svanire. Questa è caricata al massimo, d'accordo. Che dite, ci riprovo con... C'è qualcos'altro che vi posso fare però a sto elicottero? Mi sa di no. Le granate mi sembrano un po' fuori discussione. Potrei provare con questo. Beh, in effetti però potrebbe essere efficace, perché contro i bersagli corazzati non è male sto fucilozzo tagliatore. Vieni fuori? Vai, forza, vieni fuori. Wow! Ha funzionato alla stragrande. Ricarica immediatamente questo affare. Comincia a darmi sempre più soddisfazioni. Bravo, fucilozzo mio. Allora, vediamo di non scordarci munizioni o cose del genere. Ci stiamo scordando qualcosa? Lì sì, vedo qualcosa di luminoso. E parti del codice Enigma. E anche proiettili. Molto bene. Molto bene. Vai, ricarica e andiamo. Sapevo io. Oh, mannaggia. Questa cosa della scivolata è davvero scomoda, perché è molto comodo in realtà abbassarsi di colpo dopo aver corso. Attenzione. Ehi. E tu? Allora, cominciamo da te. Vieni su. Maledetto. Ok. Ah, c'era un'altra. Dovrebbero essere tutti a terra adesso. D'accordo. Raccogliamo tutto quello che c'è. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Tutto molto bello, tutto molto bello. Un sacco di sovraccarico. D'accordo, d'accordo. Tutto meraviglioso. Però... io che speravo di trovare chissà che nascosto. Ora di munizioni in abbastanza. L'armatura è quasi completa e la vita è in sovraccarico. È ancora parti del codice Enigma. Grazie. Munizioni pesanti a rotta di collo. Perfetto, allora devo andare giù ancora, mi sa. Ah, dannazione. Tu. Perfetto. È andata bene. Ma erano i miei ultimi due razzi. Ti prego, dimmi che ne posso trovare altri. Ok, munizioni pesanti, eccetera, però davvero i razzi sarebbe meraviglioso trovarli. E li trovo sempre pochissimo. Lì c'è qualcosa. Tante belle cose. Bene, allora, decisamente non ho più il problema delle munizioni.
per il fucile d'assalto intendo. Infatti sono arrivato al massimo. Fucile a pompa, molto bene. Però adesso invece ho il problema dei razzi, che se mi scappa fuori un altro bestione di quelli, io i razzi non ce li ho più, purtroppo. Grazie. Va bene. Corri, corri, corri. Qui fuori. Oh, le lucine di Natale, grazie. Tutto molto giocoso. Dai, coraggio. Oh, ah, non l'avevo vista. Ok, giù. Perché questa cosa mi inquieta un filino? Ok, sì. Sono leggerissimamente inquietato. Come dovrei fare io a... Di preciso cosa dovrei fare? Forse mi devo infilare qui sotto. Sconfiggi il London Monitor. Grazie. Allora, ragazzi, prima di lanciarmi in questa battaglia, che preavviso sarà un pochettino lunga e morirò giusto pochissime volte. Oh mio Dio. Esatto. Stavo appunto dicendo, prima di lanciarmi in questa battaglia vi saluterei adesso, perché qua si fa lunga. Oppure semplicemente non ne ho la possibilità. Ok, sì, ma io come faccio a sconfiggerlo? Ah, ragazzi, non vi posso salutare. Questa puntata durerà un pochettino di più, perché non mi va di interrompere proprio a metà durante la battaglia, dai. È brutto. Oh. Beh, fammi indovinare. Oh. Ok. Ok, ok, mi è un sacco più chiaro quello che devo fare. Va bene, ragazzi, non credo che vi dispiacerà avere una puntata un pochettino più lunga del solito, vero? Allora, vai, vai. Perfetto. Qua. Dai, 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 vai. Qua non è tanto difficile. Non è tanto difficile, in effetti. Basta essere accorti. E ho avuto veramente tanto culo che ho capito subito che cosa dovevo fare. In genere queste cose vanno per le lunghe semplicemente perché uno non capisce che cosa dovrebbe fare. Ehi, 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 ehi. Ok. Cacchietto. Oh, mi sa che non è andata proprio benissimo. Grazie. Vieni qua di nuovo. Oh, mi ha fatto male questa, mi sa. Ok, se sto così e mi nascondo. Perfetto, va bene così, va bene così.
Dai, coraggio, coraggio, coraggio. Mi sta calpestando. Wow, 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 questo mi fa male. È troppo vicino. Perfetto, qui sotto, esattamente. Molto bene, vai, ricarica e fai la stessa cosa. E poi ha finito i missili, il ragazzo. Adesso si è allontanato un po'. Perfetto, e cosa lanci adesso? Cosa hai intenzione di lanciare? Non hai più i missili, giusto? Fammi ricaricare questo prima. Poi ce ne preoccuperemo. Ascoltami, se riesci a portarti sotto il London Monitor, potrai sparare al motore. Ah, ok. Bene, se riesco a portarmi lì sotto. Eh beh, insomma, dai, cosa ci vorrà mai? Un attimo, giusto? È così semplice, cosa ci... Okay. Dai, corri. Che sta succedendo? Via, scappare, 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 scappare. Non va bene così, non va bene così. Wow, appena in tempo. D'accordo, mi sa che ho capito. Allora, prima devo aspettare che cerchi di colpirmi. Giusto? Così. Poi... Esatto, così. Finiscilo come? Mi andare via intanto un secondo, mi riserve la ricarica, grazie. Ok, grazie. Torna qui, torna qui. Perfetto, perfetto, dai, ripuntami. Ripuntami, è sempre al motore, giusto? Corri, corri, per l'amor di Dio, corri. Oh mio Dio, via. Mi sa che ho fatto. Ma, sì, però. Aiuto. Abbiamo anche lo stesso nome, Wilhelm William, ma tu mi chiami Dezet, non mi piace, sono un uomo felice, sai. Non suona bene nella tua lingua, dillo correttamente. Blaskovic, odio farti pressione, ma siamo nella merda. Non abbiamo potuto organizzare difese, ho una radio portatile. Sono dentro! E ora ti porto in macchina, dobbiamo andare! Stiamo risalendo un bel fiume di... Johnny. Spero che torneremo a casa in... Berlino. Rispondi, Berlino. Com'è la situazione? Sempre peggio. Non so quanto potremo resistere ancora. Gli uomini di Dead Zed sono ovunque. Credo che siano guidati dalla tua amica Frau Engel. Dead Zed deve averla promossa per il suo ruolo al campo di lavoro. Caroline, con me. Ci siamo riparati nell'hangar dell'elicottero. Siamo in trappola. Fottuti nazisti, sono ovunque. Non so dove siano tutti gli altri. Alcuni sono morti, altri resistono. Solo questione di tempo prima che ci trovino. Ah, ah, ah.
No, è buono. Avrei voluto farti vedere Mesquite all'alba. Avrei voluto portarti con me. Ah. D'accordo. Allora, un attimino, aspettiamo che finisca la scena. Oh cacchio. Dammi tutti i proiettili, tutto quanto. Oh. Dov'è? Azione. Dannazione, via. Ancora. Ma... niente, sono morto. Ragazzi, sto cercando di finire la puntata in un momento tranquillo qualunque, ma non c'è. Quindi è così. E non c'ho neanche un riparo in quel momento, quindi... Boh. Allora, non lo so, stavo ragionando se forse... intendeva... che mi devo buttare in acqua? Dai, dannazione, dai! Vai! Ok, qui. Davvero? Si è sacrificato. Blasco, porca puttana, sei tu quello che è arrivato. Ascolta, Blasco, ha preso Anya, maledetta Frau Engel. Ha preso anche 7 bombate. Li sta portando tutti alla base di Zetzel. Carole, cosa diavolo fai? Cerco di sistemare questo coso. Beh, cerca di fare piano, d'accordo? Blasco, abbiamo ancora un elicottero nel nostro hangar. Se ti sbrighi possiamo riprenderlo, salvare tutti. Ma presto, fermo, chiuso. D'accordo, allora, bene. Ragazzi, è questo il momento di chiudere. Direi che è questo qua. Questa puntata è durata tantissimo, ma... dai, è stata bella, no? Ne è valsa la pena. Era un gran bel momento nel gioco. E quel camminatore giganterrimo, grosso come un palazzo, è stato un momento veramente bello, devo dire. Va bene, ragazzi, chiudiamo velocemente. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi è piaciuta la serie. D'accordo? A presto!